buonasera a tutti voi, in particolare a voi coristi Marianelli, alle alunne o ex alunne, e un saluto anche a tutti i devoti che sono presenti e che magari sono collegati attraverso la televisione a questo momento di festa e di preghiera e quindi di celebrazione. Voglio dare un saluto anche al padre Giuseppe, al padre Beppe, che concelebra con noi e rappresenta tutti i confratelli, e poi le figlie della carità, perché è grazie a loro che possiamo trovarci insieme in questo momento. Vi auguro davvero che sia un momento di incontro con il Signore nella memoria della Beata Giuseppina Nicoli, per ringraziare di questo segno così bello e della sua testimonianza che è ancora viva e che ancora ci coinvolge. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La gioia e la pace di Dio siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Davanti al Signore noi ci riconosciamo bisognosi della misericordia sua e del suo perdono. Riconosciamo i nostri peccati. Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigento, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria.
Preghiamo. O Dio, che hai donato alla Beata Giuseppina Nicoli, Vergine, spirito evangelico e letizia di animo nell'educare i giovani, per sua intercessione concedi a noi che, imitando le stesse virtù, possiamo annunziare te, vero Padre dei poveri, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli miei, questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che noi vi annunciamo. Dio è luce e in Lui non c'è tenebra alcuna. Se diciamo di essere in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, siamo bugiardi e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è la luce, siamo in comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù, il Figlio suo, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto, tanto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, facciamo di Lui un bugiardo e la Sua parola non è in noi. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo, il Giusto. È Lui la vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Parola di Dio. Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. Misericordio e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno. Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, perché Egli sa bene di che siamo plasmati. Ricorda che noi siamo polvere. Benedici il Signore, anima mia. Ma l'amore del Signore è da sempre, per sempre, su quelli che lo temono,
e la sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che custodiscono la sua alleanza. Benedici il Signore. Lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Alleluia, alleluia, lodate il Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse: Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi. Io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio calice è leggero. Parola del Signore. Alleluia, alleluia, lodate il Signore. Avete ascoltato la pagina di Vangelo. L'abbiamo ascoltata. Iniziava con queste parole, per noi sono abituali, le sappiamo già, però voglio farvi risaltare questa sera un particolare. La pagina di Vangelo iniziava in quel tempo, ma che tempo era per Gesù quel tempo? È importante che mettiamo l'attenzione su questa domanda. In quel tempo, per Gesù, si trattava di un tempo di crisi. Dopo alcuni trionfi, molto entusiasmo da parte delle folle per i segni, i miracoli che Gesù aveva compiuto,
ecco che nasce la contestazione, l'opposizione. Qualcuno lo accusa di essere un bestemmiatore, altri dicono che sia solo un beone e un mangione, perché va a casa dei peccatori e mangia con loro. In quel tempo, dentro a questa crisi per Gesù, Gesù disse le parole che abbiamo ascoltato: ti benedico, ti rendo lode, o Padre. È vero, qualche volta il Vangelo lo ascoltiamo, ma non ci facciamo molta attenzione. Guardate che questa sera ci viene raccontato che Gesù, dentro a un momento difficile che durerà, si rivolge al Padre e dice: ti benedico, ti rendo lode, Padre. Nel buio della crisi, nella tempesta delle contestazioni, risplende questa luce, che è la luce di tutti coloro che piccoli piccoli seguono il Signore, coloro che confidano solo in Dio, si affidano a Lui soltanto. Il credente riesce a intravedere Dio al di là delle cose che succedono, riesce a fare l'esperienza della vicinanza di Dio, anche se gli eventi sembrano smentire che Dio ci è sempre accanto. E non perché lo capisca con la sua testa o con l'intelligenza. È quello che succede ad ogni bambino. Non capisce e non sa dalla sua intelligenza che la madre lo ama. Lo sente. Lo avverte quasi da un'esperienza, dai fatti. Noi oggi siamo qui per celebrare, ma soprattutto ricordare tutto il bene che Suor Giuseppina ci ha lasciato e che ha fatto. Data a Dio, come dicono le figlie della carità. Ma voi sapete che un uomo potente del suo tempo, che l'aveva a lungo osteggiata e anche denigrata, nella visita a Suor Giuseppina Nicoli, ormai sul letto di morte, inginocchiatosi davanti a lei, vicino al letto, tra le lacrime le chiese perdono per il male che le aveva fatto. E Suor Giuseppina, che stava morendo, le rispose con un sorriso dolcissimo: ti benedico, Padre, ti rendo lode. Quando Suor Nicoli fu allontanata dalla Sardegna, voi sapete che era arrivata nel 1885 qui a Cagliari e dopo 15 anni, nel 1910, la allontanarono dalla Sardegna. Scrisse queste parole: lascio la Sardegna, ma non senza soffrirne. E poi aggiunse: tutto passa, si lasciano persone e luoghi, ma Dio è dappertutto. Dio si trova in ogni luogo. Ecco, i piccoli che riescono, come Gesù, a vedere la vicinanza, l'amore di Dio in ogni momento. E aggiungeva: quando sei provato moralmente, non lasciarti andare, perché il Signore ti è vicino. Egli dà piccoli colpi di scalpello per perfezionare la sua statua.
Viviamo tranquilli e contenti nelle braccia di Dio, come un bambino in braccio sua madre. Dio si trova in ogni luogo, in ogni evento, e Suor Nicoli sapeva vederlo, trovarlo. Girava per i vicoli della marina, voi lo sapete, e anche del porto, della città, e trovava i poveri. Anche nei, si dice sottani o sottani, ho sentito tutte e due, sottani, perché il suo sguardo andava al di là delle apparenze. Così il povero, per lei, non era solo un bisogno da soddisfare. Prima di tutto il povero era una persona da incontrare, da onorare e da amare. L'aveva imparato da San Vincenzo de Paoli e anche da Santa Luisa de Marillac, i due fondatori delle Figlie della Carità, le suore che avevano affascinato il cuore di Suor Nicoli, che a 20 anni le scelse come ideale della sua vita. Diventò Figlia della Carità. Suor Nicoli non ha mai cercato di apparire, anzi, voi che forse l'avete anche conosciuta oppure ne sapete bene le vicende, potete dire che è vero, piuttosto cercava di scomparire. Ma perché cosa? Perché emergesse il volto della carità di Cristo. Ecco perché possiamo parlare di lei di una suora umile, semplice. E diceva ancora questo pensiero, non servono, servono lo aggiungo io, lei diceva, non grandi opere fatte senza amore, ma cose anche piccolissime fatte sempre per rivelare che Dio ama ogni uomo. È bellissimo questo pensiero, ci fa del bene se noi impariamo a fare le piccole cose, quelle che possiamo fare, ma a farle perché si possa conoscere che Dio ama tutti gli uomini. L'ultimo piccolo messaggio, io so e ho visto e conosco un po', Cagliari è una bella città, bellissima, ma sono sicuro che tanti di voi conoscono anche come me la campagna e la vita di campagna. Dico bene? Penso di sì, eh. Qui in Sardegna di campagna ne avete, se ne può incontrare tanta davvero. Sapete chi porterà più frutto tra le spighe che svettano verso il cielo o quelle curve che si piegano verso terra? Quali spighe portano più frutto? Quelle che svettano verso il cielo o quelle che si piegano? Le spighe piegate sono quelle incurvate dal peso dei chicchi che contengono in grande numero, contengono molti chicchi di grano. Ebbene, tra noi uomini ci sono i superbi, sono rigidi, li devi spezzare perché cadano. Ci sono anche le persone umili, sono generalmente più flessibili, riconoscono i loro limiti, ma non si deprimono, non si disperano, sanno che possono ancora imparare e rimediare. Suor Giuseppina è stata proprio così. Ha vissuto e incarnato davvero le parole che abbiamo sentito nel Vangelo in questa liturgia della
messa che è stata scelta proprio per lei. Imparate, dice Gesù, imparate da me, che sono mite, umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. A Sor Giuseppina chiediamo tutti insieme questa grazia e questa benedizione del Signore per noi e per i nostri cari. Carissimi, rivolgiamoci a Dio nostro Padre affinché la sua grazia santificatrice rinnovi continuamente la Chiesa e trasformi il cuore dei suoi figli. Diciamo insieme, ascoltaci Signore. Ascoltaci Signore. Per la Chiesa di Dio sparsa nel mondo e qui presente, per il Papa, i Vescovi, i sacerdoti, i diaconi e il popolo santo di Dio, perché riconoscano e abbraccino le beatitudini come fonte di letizia e le annuncino al mondo come messaggio di liberazione. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per quanti nella società civile sono rivestiti di autorità, perché promuovano il bene comune, la concordia e la pace tra i popoli. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i giovani chiamati alla vita religiosa, abbiano la forza di superare le difficoltà e gli ostacoli e seguano con gioia Cristo, povero, umile ed obbediente. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i poveri e per quanti soffrono nel corpo e nello spirito, in particolare per i fanciulli e i giovani, perché trovino genitori ed educatori capaci di donare loro il vero senso dell'esistenza e li introducano a Cristo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per le nostre comunità, perché il Signore, per intercessione della Beata Giuseppina Nicoli, ci conceda le grazie di cui abbiamo bisogno per la vita presente e per raggiungere la pienezza della salvezza. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. O Dio, che per mezzo dei Tuoi Santi ci offri continuamente la Tua salvezza,
fa che imitiamo l'esempio della Beata Giuseppina Nicoli e ricorrendo alla sua intercessione raggiungiamo la meta della nostra salvezza per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, l'offerta che il popolo a te consacrato ti presenta nella memoria della Beata Giuseppina Nicoli. E per la partecipazione a questi misteri, donaci di esprimere nella vita la forza del tuo amore, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie sempre in ogni luogo, Padre di misericordia e Dio fedele, che ci hai donato Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e Redentore. Sempre si mostrò misericordioso verso i piccoli e i poveri, verso gli ammalati e i peccatori, e si fece prossimo agli affaticati e agli oppressi. Con la parola, con le opere, annunziò al mondo che tu sei padre e ti prendi cura di tutti i tuoi figli. Per questo mistero di salvezza ti lodiamo e ti benediciamo e uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Thank you.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane e il vino e il calice della salvezza. Veramente santo sei tu, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa sulla terra e qui presente. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricorda i nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, gli Apostoli, gli gloriosi martiri, la Beata Giuseppina Nicoli, San Vincenzo, Santa Luisa, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti all'insegnamento e alla parola di Gesù, insieme con Lui diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento,
nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il segno di pace. Peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Preghiamo. Questo santo convito ci sostenga Dio Onnipotente, perché sull'esempio della Beata Giuseppina testimoniamo nelle intenzioni e nelle opere la luce della Tua verità e l'amore verso i fratelli, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Prima del canto di conclusione, vi invito a recitare la preghiera per la canonizzazione. La trovate sul foglietto della celebrazione, in ultima pagina. Come vedete, quasi a metà c'è un corsivo che dice esprimere la grazia che si vuole implorare. Questa sarà una grazia che chiediamo nel silenzio di noi stessi. Ognuno di noi ha qualche grazia che vuole chiedere in modo particolare. Vi invito ad ascoltare la prima parte della preghiera, poi dopo, quando si esprime la grazia, leggeremo tutti insieme la seconda parte. O Dio, Trinità di amore, Tu riveli la bontà di Padre attraverso la santità di coloro che sono stati fedeli all'impulso della Tua grazia. Ti preghiamo, glorifica la Tua serva, Beata Giuseppina Nicoli, con la canonizzazione ad opera della Chiesa, attraverso la grazia che ti chiediamo. Insieme ti preghiamo di rendere la nostra mente, il nostro cuore, la nostra libertà disponibili a seguire il Vangelo di Gesù con la stessa semplicità, umiltà e carità con cui lo ha realizzato Suor Nicola. Per sua intercessione, con l'azione dello Spirito Santo, rinnova la nostra umanità rendendola aperta alla carità operosa, affinché nel mondo sia testimoniato il tuo amore senza fine. Amen. Possiamo cantare il canto. Oh.
Lasciatemi dire grazie di questa bella celebrazione e ho notato, io ero già stato a celebrare qui una volta, che siete migliorati nel canto, eh? Sì, forse è colpa sua, eh? Però l'entusiasmo è quello di sempre, questo è sicuro, eh? Grazie davvero di questo bel momento. Adesso non so, magari ci cantate ancora un bel canto, però intanto vi dico che finita la celebrazione, chi desidera la benedizione della gola possiamo farla, in particolare non solo per i cantori, però si capisce che in particolare per voi che cantate. Dopo, sì, certamente, ora il canto. Grazie.